Ci ha pensato la pioggia a frenare le presenze e di conseguenza i rischi sanitari del Camel Ponce, il tradizionale ritrovo della vigilia di Natale nel centro storico di Pietrasanta. A ridurre ancora la portata dell'evento è stata la scelta di molti bar di rimanere chiusi per evitare resse difficili da gestire. Si tratta di una manifestazione spontanea, non organizzata dal comune, che si ripete da decenni, portando solitamente 5-6.000 persone in città per scambiarsi gli auguri e brindare. Mai così tante polemiche ci sono state per il Camel Ponce. Eventi come questo da lunedì sono vietati in base al nuovo decreto Covid, ma già prima della stretta decisa dal governo sono state forti le critiche verso il sindaco Alberto Giovannetti per non aver vietato con apposita ordinanza la manifestazione. La gente è consapevole e sa come comportarsi, aveva spiegato, scatenando le accuse di irresponsabilità delle opposizioni e la serrata di molti locali preoccupati per il rischio di contagio. L'affluenza, soprattutto di giovanissimi, comunque c'è stata nei pochi locali che hanno deciso di rimanere aperti, servendo il classico ponche al mandarino, ma anche drink di ogni tipo. Chi ha lavorato si è organizzato con gli steward per regolare gli accessi. Abbiamo deciso di rimanere aperti, uno perché è Natale, secondo me c'è bisogno comunque di dare un po' di vita, è stato un anno pesante per tutti quanti, siamo all'aperto, comunque siamo contingentati negli spazi, usiamo le mascherine, quindi penso che era importante esserci. E comunque, insomma, abbiamo 11 dipendenti, quindi sono tante famiglie, ristoratori, è stata una delle categorie che è stata molto limitata da questo Covid. La gente è molto tranquilla, noi si tiene bella disciplinata, cioè alla fine è una serata di festa. Ecco, ci sono questi bravissimi ragazzi che gestiscono i flussi, si fa solo servizio ai tavoli, quindi la gente non fa assembramenti né niente, è l'unica cosa che possiamo fare. Ma nessuno addetto alla sicurezza ha potuto impedire gli assembramenti in piazza e i capannelli di ragazzi riuniti per bere senza mascherine.